c'era la gallerista che molta gente seguiva parzialmente e osservava. Ma sono veri tutti questi fattori che incidono anche nella concretezza del ciclo vitale dell'opera, cosa ve l'ho dato proprio sinteticamente in questo momento. Ma è anche vero che bisogna anche fare un passo indietro e cercare anche di spiegarne la motivazione, perché l'ermetismo chiuso in certe opere naturalmente non è al bagaglio di chiunque di poter valutare e saper cogliere e leggere certe emotività o certe espressioni maturate nell'opera. Ed è giustamente che qui interviene poi chi è una persona che possa anche spiegare tecnicamente e concretamente e nello stesso momento instaurare, far nascere il desiderio d'acquisto o di possesso di un'opera che tale sia. Ripeto, come dicevamo prima, le opere della Teresa Bruno chiaramente appartengono a un linguaggio espressionista e l'espressione che esce da ognuno, dall'essere umano, che sia l'artista, sia lo scrittore, sia il poeta, il cantante, il musicista e così via, hanno questa attentamente a saper cogliere certi valori in un'opera, perché l'artista si esprime in un modo, per esempio, banalmente, che vi faccio un esempio, il perché questo cielo molto giallo infuocato, perché l'artista in quel momento gli veniva l'emozione di poter attraverso il cromatismo del giallo, anziché il celeste, di esprimere in quel modo. È vero, qui troviamo ancora un'emozione molto più turbata, più molto più serena o serena che fosse. Ecco, questi piccoli tasselli devono essere quelli che ci si deve soffermare a poter indagare, e se non si arriva, poi è vero. Quindi complimenti a te, Teresa. Grazie. Intervenire dopo un critico d'arte e un giornalista per me diventa un po' imbarazzante, difficile. Però desidero esprimere un pensiero su Teresa, non artista e poetessa. Per me oggi è occasione di grande gioia e piacere, poiché si presentano con questa mostra personale le opere di una nostra corregionale che dà prestigio ed onore a tutti noi lucani, in particolare. Pertanto per me è un onore e un piacere essere qui insieme a Teresa e a tutti voi che avete accettato l'invito a partecipare a questa presentazione. Il titolo della mostra, I colori della vita, richiama al titolo del suo ultimo libro di poesie, che è molto significativo. Chi ha avuto occasione di leggere quel libro penso che concorderà con me che è un libro di intense e significative poesie. Inoltre quel libro ha avuto anche una valenza molto bella ed è importante perché il ricavato è stato tutto devoluto a favore dei restauri della cupola della Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo. Bravo. Io non sono un critico d'arte e nemmeno letterario. Sull'opera di Teresa desidero esprimere questo mio modesto pensiero. Per me il suo dipingere è di una ricca interiorità e di una grande sensibilità. La vivacità dei suoi colori rendono molto caratteristiche le sue tele. E quando dico tele, lo dico nel senso più ampio ed artistico, pensando alle grandi tele dei grandi artisti. Pertanto, come dicevo prima, non essendo un critico d'arte letterario, mi piace esprimere invece cosa scrive il professor Giorgio Falossi di Teresa Bruno, riferendosi... riferendosi al suo ultimo libro. Non sono rime, sono sentimenti colorati, interpretazione ed esperienza di vita che interessano tutti perché l'autrice si presenta ed è una di noi che viviamo il percorso esistenziale guardando verso la luce in fondo al tunnel, una luce che vogliamo raggiungere anche se non sempre riusciamo. Ecco, per me
questo pensiero va bene anche perché per le sue opere espresse e riportato con i colori nelle sue opere pittoriche, dove i colori della vita rappresentano tutto, dal colore della vita quotidiana ai colori di un sogno che ognuno di noi ha nel suo io e nel suo cuore. Grazie e complimenti Teresa, per me sei un'artista completa a tutto tondo. Però aggiungo questo, facendo riferimento a quanto diceva precedentemente il reverendo parroco, Teresa è un'artista completa, completa perché dipinge, con i colori ci comunica le emozioni, scrive. Manca il canto, perché il canto è un'altra preghiera. Forse non puoi cantare, però si potrebbe sperare che qualche tua bella poesia possa essere cantata. Bravo, bravo. Trovare un qualcuno musicista che qualche poesia può essere cantata. Bello, bravo, bravo. Poi sarebbe una diminuzio parlare soltanto di te come artista. Io ti ho conosciuto anche certamente come ho sentito, mi è stato riferito delle tue qualità umane che sono forse ancora più importanti di quelle lì dell'artista, la tua generosità, il tuo darti al pubblico, alle persone più bisognose, quelle soffrenti, proprio tu ti rivolti all'umanità soffrente e queste è una cosa veramente straordinaria, ma a questo punto devo dire che queste qualità tu le hai potute, questo atto di generosità, di altruismo, esercitare, sviluppare, perché hai avuto nella tua vita un punto fermo, hai avuto un motore, hai avuto un faro, diciamo, o meglio ancora, hai avuto la tua stella polare, che è rappresentata da questo personaggio che io vado a raccontare. Grande merito, è tuo merito, però grande merito anche di Don Nacio. Io personalmente devo fare i ringraziamenti a tutti e due, a te per tutte le emozioni che mi hai riservato e accanto a questo ringraziamento devo aggiungere, Teresa, anche l'augurio. Qual è l'augurio? È che tu possa ancora esercitare questa tua attività per poter dare a tutti noi ancora delle emozioni forti e vive. Grazie Teresa. Grazie. Che è parecchio tempo che non ci vedevamo e mi fa molto piacere trovare qui Parmigiani a questa tua a me piace parlare della Teresa se da tanto che ci conosciamo e parlo sempre volentieri di quello che è la pittura di Teresa Bruno. Soprattutto lei nelle sue opere mette la sua poesia, i suoi sogni, al di là dei colori che poi accompagnano tutti questi suoi pensieri. La mostra, come vedo, è molto omogenea, è compatta, ha dentro di tutto, i colori sono sgargianti, sfavillanti come sempre di Teresa, ma sfavillante lei perché riesce a trascinare sempre un bellissimo pubblico alle sue mostre. Soprattutto mi fa molto piacere essere qui presente. Io è tantissimi anni che sono a Milano, ho collaborato attivamente con la Galleria Selene quando era ancora aperta e sentivo parlare della signora Enrica, ma non sono mai venuto nella sua galleria e oggi resto veramente compiaciuto nel vedere questo bellissimo anno. A noi ci si conosce tutti, anche sì, così. No, io oggi ho il piacere di conoscerla attraverso appunto Teresa Bruno. La Teresa Bruno, come parlavo appunto, nei suoi quadri lei piace parlare con il colore. Il suo colore parla, è quasi odoroso, è quasi si annusa il suo colore nei suoi quadri. L'oniricità la si trova quasi in tutte le sue interpretazioni, è molto, molta poesia. La poesia
se la si guarda ampiamente nella sua mostra, direi che questa mostra è tutta poetica, al di là che lei è già una poetessa molto brava, che ho sempre piacere di recitare le sue poesie quando facciamo alcuni nostri incontri. E oggi trovo opere diverse, tante, ha lavorato parecchio in quest'ultimo periodo e sono rimasto compiaciuto nel vedere tante di queste opere che io non avevo mai visto, questi colpi di luci, questi gialli, questa vivacità che trovo, io la trovo, poi magari non sono compreso da altri, ma io trovo molto onericità nelle sue opere e soprattutto mi piace la sua coloristica. Lei ha una tavolozza pulita, bella, come si può dire, i suoi quadri, se voi li guardate, non sono sporchi, le sue tinte non sono sovrapposte, le sue tinte sono nitide, sono pure, è come Candida è pura lei. Io credo di terminare qui perché hanno parlato tanti, hanno detto tante belle cose, non faccio commuovere. Mi fa commuovere lui quando viene alle mie manifestazioni che mi tiene una platea, signori, veramente è una cosa geniale. Un grande oratore. Sì, molto geniale. Pienzo, anche il presidente del Forlanini Monlue, altro gruppo storico. Teresa, mi hai fatto una sorpresa. Grazie. Una piacevole sorpresa, sono contento di essere riuscito scorrendo venire qui da sua... te. È la moglie tedesca come te. Perché è molto carabiniero. Dire altre parole di Teresa è finita veramente difficile per me. Però ieri come oggi davanti alla sua opera mi sono ancora emozionato perché le luci, i colori, ma la luce determina una grande profondità che dà coerenza a Teresa, perché questa profondità poi emerge nella comunicazione delle sue poesie. È una cosa, sono emozionato veramente Teresa, però sono anche emozionato e orgoglioso di averti come pittrice al gruppo artistico Anna Maria Mancini, che conosciamo già un po' tutti, grande attrice di teatro. Devo consegnare una cosa a Teresa, che è a titolo personale, è un fiore perenne questo, Teresa, per l'arte, per il cuore e per tutto, ok? Perché guardate, loro taglie, le taglie coppe ne hanno fino qui, no? Allora è solo questo il gesto diverso. Ma okay. Io vorrei dire due parole, altrimenti mi commuovo. Grazie delle bellissime parole. Avete percepito veramente i miei sentimenti. Ecco perché quando noi artisti ci troviamo con una tela bianca abbiamo paura di toccarla, di mettere questo colore. E ringrazio veramente Gennaro Montanari che ha saputo percepire il colore che non è macchiato del nostro spirito, e penso che tutti gli artisti non sono macchiati, sono turbati molto spesso dalla vita che si percorre, forse per questo si macchiano, ma sono molto tenaci quanto devono operare su quella tela. Io da bambina ho sempre disegnato, facevo dei piccoli sgarabocchi e mio papà era un po' correre in questa cosa, perché diceva: ma tu perdi tempo, ma che cosa stai facendo? Lo dico alla lucana, no? Dei papocchi fai? Tu non devi perdere tempo, tu devi studiare, devi fare i compiti per domani. Ecco, e dopo io ho continuato, però dopo ho cercato anche ad andare a Brera, la scuola di Brera, ma
mi sentivo soffocare perché mi stavano macchiando. Non volevo continuare a operare e fare delle cose che mi superiorano. Per questo ho voluto stare lontano, perché mi sento come un gabbiano che voglio volare nei miei sogni, nella mia cultura, nella mia poesia e nei miei sentimenti. Ringrazio a tutti voi perché siete veramente dei miei amici. Grazie. Assaporato il sacrificio. Grazie. Ringrazio la gallerista Enrica, che ci conosciamo da tanti anni, che è veramente una persona pulita. Come dico, ben fatto la donna. Adesso presentiamo la nostra amica, diciamo attrice, Anna Maria Mancini, grande attrice.